puoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato. Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Simply Monasterace, un supermercato vicino a casa per la spesa di ogni giorno. Un reparto gastronomia super assortito con salumi e formaggi tipici locali. Nuovo reparto ortofrutta e baguette calde per tutto il giorno. Tra le offerte del periodo trovi simpatia al tuo servizio. All'esterno, ampio parcheggio riservato. Simply Monasterace, via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita. Alle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole. Gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Nell'appuntamento di mercoledì 8 maggio con la rassegna stampa di Telemia siamo in diretta ai quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicole che stiamo per analizzare e approfondire con quelli che sono i fatti del giorno. Tanta cronaca, la politica, i temi della sanità e anche lo sport, l'impresa del Liverpool che elimina il Barcellona, questo per quanto riguarda l'apertura delle pagine sportive in Champions League, la finale contro l'Ajax. Ma andiamo con ordine, prime pagine subito ad iniziare
titolare dal Quotidiano del Sud di Cosenza. IPM, una cupola per gli appalti, il governatore e l'ex deputato accusati di associazione a delinquere, il sindaco di corruzione. Indagati Oliverio, Adamo e Occhiuto, coinvolti anche manager e altri politici. Intanto le parole di Mario Oliverio: contro di me, dice il governatore calabrese, una feroce gogna dal primo giorno del mio insediamento. Le parole di Mario Occhiuto, sindaco della città di Cosenza: non capisco le accuse, indagato per un'opera pubblica a vantaggio della città. Queste le parole a caldo del sindaco della città di Cosenza. Gli altri fatti della giornata, vediamo questo virgolettato: la nostra 'nduja inconfondibile e inimitabile. La vicenda dunque che riguarda la nostra 'nduja calabrese, parla il consorzio di Spilinga. Per quanto riguarda le altre notizie, Catanzaro, venerdì arriva in città Salvini ed è già polemica la visita di Salvini dunque nella nostra regione, sarà anche a Platì. Effetto Osigia a Casabona, altri due incandidabili, l'ex sindaco e il suo vice. Poi clan al nord per la cronaca, tangenti a Milano, i Molluso di Platì dietro il sistema. Andiamo subito al taglio basso, ci occupiamo di Reggio Calabria, il caso Romeo, le ragioni della Cassazione, ecco perché è stata annullata l'ordinanza del Tribunale del riesame. Nel giudizio di rinvio si dovrà tenere in considerazione che ha già compiuto 70 anni. Castrovilla, offensiva contro caporalato e falsi braccianti, intesa tra procura, INPS e finanze. Invece a San Demetrio oggi la visita del principe di Monaco. E poi vedete c'è anche l'altra voce dell'Italia, l'inserto all'interno del Quotidiano del Sud: Italia a picco se il Sud non cresce, spesa pubblica e competitività. Lasciamo la prima pagina del Quotidiano del Sud, Gazzetta del Sud, subito per dare un'occhiata a quelli che sono le notizie più importanti della giornata. Riduciamo in un attimo il giornale scaricato qualche secondo fa e diamo un'occhiata subito all'apertura. L'abbiamo fatto in tempo reale, come vedete. Reggio, depurati solo i lavoratori. Comunque questa è l'edizione di ieri, ancora non è stata aggiornata l'edizione di oggi, per cui usciamo subito da Gazzetta del Sud. Ci torneremo tra poco per vedere se è stata aggiornata l'edizione di questo mercoledì 8 di maggio. Invece il nostro portale, la vicenda che riguarda Mario Oliverio, Mario Occhiuto e Nicola Adamo, i temi che riguardano la politica: Oliverio raggiunto da avviso di garanzia, le dichiarazioni del presidente raccolte subito dal nostro sito, dal nostro portale, che potete già leggere. E ancora in bacheca: Mario Occhiuto, sono tranquillo, dice il sindaco della città di Cosenza, per l'evidente anomalia. E poi il ministro Grillo: una nuova indagine per corruzione interessa la Calabria e la costruzione di un ospedale. Afrodite non ce l'ha fatta. Vediamo subito ancora la notizia che viene riportata dal nostro portale: è morta la tartaruga marina che aveva commosso l'Italia intera. Eccola in questa foto. Andiamo ad occuparci della controcopertina: ospedali, ASP, Reggio Calabria, tre buone notizie, una invece brutta per quanto riguarda la sanità calabrese. Ancora nella nostra controcopertina le immagini e i gol della partita di domenica che si è giocata nel Netto Muscolo tra Roccelle e Bari, finita 2-1. E poi a Reggio il saluto del prefetto di Bari alla città: distacco commovente e malinconico per il prefetto di Bari che lascia così Reggio Calabria. Poi c'è ancora l'ultima battuta con la città di Cinque Frondi che è pronta a festeggiare San Michele Arcangelo, patrono dunque della città. È morto Demetro Aroi, autore di Muttetta Antica, un pezzo di storia se ne va del folk calabrese. Ancora per quanto riguarda ambiente: Roccella Ionica, continua la manutenzione del lungomare, ancora nella città di Roccella i lavori per quanto riguarda il lungomare. Abbiamo detto che Cinque Frondi si prepara a festeggiare San Michele Arcangelo, e poi la morte di Demetro Aroi. Poi per la politica Mario Occhiuto, che si dice tranquillo per evidente anomalia. Per quanto riguarda gli ospedali, tanti
temi che riguardano la sanità. Invece al voto questa sera in prima serata ci sarà la puntata dedicata a Monasterace, il faccia a faccia tra i due candidati a sindaco. Già il 3 maggio c'è stata la prima puntata con i consiglieri comunali di Roccella Ionica, che hanno aperto dunque le puntate di al voto in vista delle amministrative, i confronti sul nostro canale, il canale 85 di Telemia. Ritorniamo un attimo in studio, vediamo se abbiamo l'aggiornamento per quanto riguarda Gazzetta del Sud, tante notizie importanti per quanto riguarda naturalmente il nostro comprensorio, soprattutto la sanità e i temi della cronaca. Non vediamo ancora aggiornato dunque il nostro portale con Gazzetta del Sud, lo faremo poi più in avanti. Nel frattempo ritorniamo subito sul quotidiano, andiamo subito a dare un'occhiata alle notizie all'interno per quanto riguarda i temi soprattutto regionali, tantissime notizie dalla cronaca. Andiamo subito a pagina 4, Cosenza, la cupola dei grandi appalti bufera su Oliverio e Adamo, coinvolti anche manager e altri politici, il governatore e l'ex deputato indagati per associazione a delinquere. Vedete il cantiere della metro leggera su Viale Mancini a Cosenza, e qui Nicola Adamo, qui c'è invece l'elenco degli indagati da Adamo ad Oliverio a Zinno e tantissimi altri nomi che vengono riportati, c'è anche Luigi Incarnato che è stato assessore e tantissimi altri nomi che troverete nei 20 indagati della lista che riguarda naturalmente questa bufera giudiziaria che ha coinvolto ancora una volta la Regione Calabria. Sospetti su bandi di gara pilotati in favore degli amici, il sindaco Chiuto sotto inchiesta anche per corruzione. Calabria lavoro, andiamo avanti, impara l'inglese in 10 giorni, diventa direttore generale ombre sulla nomina di Forciniti, eccolo Giovanni Forciniti in questa foto. E poi le investigazioni per quanto riguarda ancora l'approfondimento sulla notizia, nome in codice per quanto riguarda tutte le investigazioni in campo, i carabinieri romani nel segno delle intercettazioni, dei carabinieri del comando tutela ambientale in azione. Proseguiamo ancora con il quotidiano del sud, primo piano, pagina numero 5, e ancora a Cosenza gli accordi illeciti per l'affare della metro, indagato anche il sindaco di Cosenza Chiuto, come dicevamo, per il finanziamento del museo di Alarico. Vedete nella prima foto l'ex hotel Jolly, nella seconda come dovrebbe venire il museo di Alarico, vengono riportate le foto dal quotidiano. E poi le reazioni, subito le prime, contro di me una gogna sin dal mio insediamento, lo dice il governatore calabrese Mario Oliverio. Ha reagito anche Mario Chiuto, sindaco della città di Cosenza, reazione a caldo per il primo cittadino, ho agito, dice Chiuto, solo per la mia città. A mio carico accuse risibili, lo dice Luigi Incarnato. Andiamo ad occuparci ancora di altre notizie, sempre all'interno del quotidiano del sud per quanto riguarda l'edizione di oggi, e ancora primo piano Cosenza, e nella congiura contro Chiuto spunta il nome di Incarnato, sarebbe stato ricompensato poi con la nomina al vertice di Sorical, pure lui avrebbe convinto i consiglieri a dimettersi per far cadere il sindaco. Vedete qui in questa foto Luca Morrone poco prima di firmare le sue dimissioni da consigliere comunale, poi il reato è indagato per traffico di influenze illecite. I grillini chiedono invece di voltare pagina, non è la prima volta che lo chiedano, Forza Italia fa quadrato, il PD lo sgambetto, chiedono le dimissioni naturalmente del governatore calabrese, la responsabile nazionale enti locali, il partito guardi agli interessi della Calabria e chieda le dimissioni al governatore calabrese. Qui il senatore Nicola Morra, presidente dell'antimafia, e poi lo strano ruolo di Nicola Adamo, Deus dunque per quanto riguarda tutta l'inchiesta che viene riportata nelle pagine di primo piano per quello che riguarda ancora una volta questa bufera giudiziaria. Enti locali, adesso le motivazioni della proroga,
valutazioni condivise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'ex sindaco Paolo Mascaro, intelligenza, dice dei Lamettini, offesa. Commissario al Comune di Lamezia per altri 6 mesi, la relazione del ministro Salvini. Per quanto concerne ancora primo piano, proseguiamo, questa era la pagina numero 7, attendiamo l'apertura del quotidiano molto al rilento quest'oggi. Per quanto riguarda le notizie regionali, tentacoli sui comuni, effetto stage a Casabona, altri 2 incandidabili, l'ex sindaco e il suo vice, vedete qui Natale Carvello, affidamenti e favoritismi a imprese del clan e parentele in odor di mafia. Andiamo a dare un'occhiata invece alla pagina numero 9, c'è il caso che arriva da Strongoli, ditta di Strongoli, nel cartello che pilotava appalti, 2 imprenditori indagati per il servizio neve bandito da MSA. Invece Tangentopoli in odor di 'ndrangheta, legami, dunque i Molluso di Platì dietro il sistema di bustarelle, questo è l'approfondimento all'interno dopo aver anticipato la notizia in prima pagina a firma di Francesco Sorgiovanni. E poi il profilo, intanto qui un incontro monitorato dagli inquirenti, il profilo dopo Reggio e Milano rispunta il manager di Acciona e socio di Siri, dalle cene della Lega alle mazzette a politici di Forza Italia, vedete qui Luigi Patimo in questa foto. E poi il particolare, coinvolto anche un impresario di Rossano. Proseguiamo ancora in questa prima parte di rassegna stampa in diretta dallo studio centrale di Telemia con quelli che sono i fatti più importanti della giornata, le pagine regionali Calabria che anticipano i temi tra poco di Locride e Piana. Il caso, serve maggiore tutela per l'Anduja, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Sulla produzione dell'Anduja interviene il consorzio di Spilinga. L'idea di ottenere il marchio IGP per il gustoso insaccato è nata circa 14 anni fa. Vedete l'Anduja qui in questa foto. Per quanto riguarda la procedura, i criteri dell'Unione Europea, lunga e complessa istruttoria dal basso. E poi salone del libro, taglio basso per quanto riguarda gli altri fatti della giornata. Domani al via la 32esima edizione del Salone Internazionale, spazio per testi e autori calabresi, previsto anche un approfondimento su Vincenzo Padula nel bicentenario della sua nascita. E poi sanità, uomini e donne dall'urologo, esperti a confronto oggi a Cassano. Continuiamo, venerdì arriva Salvini a Catanzaro, il ministro dell'interno ritorna dunque in Calabria, eccolo in questa foto, il ministro degli interni e capo della Lega in città per le elezioni europee, non solo, appello alla contestazione da potere al popolo e USB a prendere striscioni dai balconi. E poi i temi della sanità, ricorso inutile sul decreto, il testo ieri in commissione affari sociali, via l'iter di conversione, la provocazione del ministro Grillo a Oliverio, solo spreco di soldi, dice, vedete qui il ministro Giulia Grillo in foto. Proseguiamo perché siamo già alle pagine regionali Calabria, abbiamo anticipato diverse notizie importanti all'interno, la notizia a pagina numero 12 rende il vice ministro tra i cubi dell'Unical, Fioramonte numero 2 dell'istruzione in viaggio tra le eccellenze dell'università. La proposta, 1 miliardo in più per gli atenei, l'istruzione ha subito troppi tagli. Vedete qui il vice ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti durante la visita di ieri. A Mileto contro ordine a Paravati, il raduno si fa. Buone notizie in vista del raduno di domenica da Natuzza Evolo. Dopo i dubbi delle scorse ore, il direttivo pubblica una nota sul proprio sito. La Fondazione Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime, annuncia dunque il programma. Come annunciato, dunque, il consiglio direttivo della Fondazione Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime, si è riunito nella serata per decidere come muoversi in vista della festa della mamma in programma per domenica nella spianata di Paravati. Vedete i fedeli presenti ad un recente raduno a Paravati da Natuzza Evolo. E ancora la cerimonia, oggi la visita del principe di Monaco Alberto a San Demetrio Corone per la cittadinanza onoraria.
vedete qui il principe Alberto, il monaco oggi in Calabria. Regione, i 5 parchi marini calabresi saranno gestiti da un solo ente, dibattito in commissione ambiente. E ancora, per quanto riguarda le pagine regionali Calabria, Castrovillari l'offensiva contro i falsi braccianti, la procura firma un protocollo d'intesa con l'INPS e la finanza. Nel 2018 scoperti oltre 1800 rapporti di lavoro fittizi, 13 milioni di euro intanto recuperati, qui la firma del protocollo, il servizio è a firma di Chiara Fazio. E poi la scomparsa, i funerali di Pollichieni saranno domani a Locri, i messaggi intanto di cordoglio che proseguono, qui vedete Paolo Pollichieni in questa foto. Il testo, il consiglio, la legge per superare il caos sulle fusioni dei comuni, la proposta di Sergio e Greco. Invece il caso Paolo Romeo, le ragioni della Cassazione, lo scrive Fabio Papalia, le motivazioni dei giudici che avevano annullato l'ordinanza in carcere del Tribunale della Libertà, qui Paolo Romeo in foto. Andiamo avanti ancora con il quotidiano del Sud, tantissime altre notizie sempre all'interno per quanto riguarda questa prima parte di rassegna stampa in diretta dallo studio centrale, la pagina di Reggio che anticipa i temi anche della Locride, Marina di Gioiosa Will, il ritorno di Bombardieri, una ZES anche nella Locride, poi da Gioia Tauro, Cangemi illustra le sue idee per il rilancio della città. Vedete, Paolo Romeo conta anche l'età, le motivazioni della Cassazione che ha annullato l'ordinanza del Tribunale della Libertà. Nel giudizio del rinvio si dovrà tenere in considerazione che ha già compiuto 70 anni. I rilievi anche sui rapporti dell'avvocato con Giorgio De Stefano, eccolo Paolo Romeo in questa foto. E ancora Volanti beccato dalla polizia a rubare l'oro rosso che lascia per strada, vedete i cavi elettrici lasciati, abbandonati poi per strada. Proseguiamo ancora con il quotidiano del Sud, sempre all'interno per occuparci adesso di quelle che sono le notizie che riguardano anche i temi della provincia, poi ci occuperemo anche di Locride e Piana e in coda lo sport per quanto riguarda la ricca pagina sportiva con la Regina che si prepara al big match di domenica all'Oreste Granillo contro il Monopoli, la gara playoff. Vizza rilascia 600.000 euro in cassa, siamo alla Tirrenica San Roberto, l'ultimo consiglio comunale del sindaco uscente dopo 15 anni. Anche San Roberto si prepara a rinnovare il consiglio comunale a fine maggio. Il suo regalo di commiato al paese è un congruo avanzo di amministrazione. Qui vedete Roberto Vizzari con tanto di fascia tricolore. Scilla i nastri il coordinamento regionale dei giovani avvocati calabresi dell'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati. Occasioni di confronto sui problemi delle toghe, vedete i giovani avvocati in foto. E poi Villa San Giovanni, giunta ancora senza un assessore, si avvicina alla prossima seduta della massima assise cittadina, si attende anche la delega assegnata alla capogruppo leghista Francesca Porpiglia, vedete Porpiglia e Siclari in questa foto dopo estromissione di Ciccarello e l'abate. A Villa San Giovanni ancora omaggio a Leonida Repaci. Proseguiamo perché adesso ci occupiamo di Recanica, Brancaleone liquidati i primi debiti fuori bilancio, lo scrive Agostino Belcastro in questo ampio servizio. Due distinte determine per un importo totale di oltre 15.000 euro. Nel sottotitolo si legge piano di rientro ventennale per ripianare il buco delle casse comunali. Vedete qui il municipio di Brancaleone. A Bagaladi invece gentilezza e politica gentile, i valori guidano il nostro agire. Il vicepresidente del parco ricorda Curatola, vedete il vicepresidente del parco da Aspromonte, Creazzo in foto. Motta San Giovanni, altro centro del Regino, campi magnetici, l'ARPA Calle rassicura, niente emissioni entro 200 metri dalla radio. Qui Vincenzo Crea, ancora con il quotidiano del Sud, gli altri fatti questa volta per occuparci di territorio di Locride, andiamo a dare subito un'occhiata a quella che è la notizia di apertura Marina di Gioiosa, Bombardieri, una ZES, anche qui il segretario generale aggiunto della GUIL torna in paese, vicini a chi il lavoro lo ha perso, perché quando si perde quello manca la dignità, vedete Pierpaolo Bombardieri, dobbiamo tutti
nessuno escluso, aiutare questo territorio a venire fuori dalla crisi economica e dal disagio sociale. Queste le parole di Pierpaolo Bombardieri, è stato a Marina di Gioiosa. Caulonia, mamme omaggiate dai bimbi, a Roccella, Platone, Catullo e Schilo inviti alla lettura nel giardino degli agrumi di Scolè, primo appuntamento oggi a cura di Angelo Nizza. Invece a Locri, diversamente uguali ma non invisibili, seminario organizzato dall'Aquilone Camera Minorile e dall'Asnas Calabria, confronto tra psichiatri, avvocati, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e associazioni, aspetti cognitivi, emotivi e sociali. Vedete il liceo delle scienze umane e linguistico Mazzini di Locri, che ospiterà l'importante convegno con la presenza di tantissimi ospiti eccellenti. Andiamo avanti, vedete l'altra voce dell'Italia, vedete l'apertura, Italia picco se il sud non cresce. Stacchiamo un attimino perché ritorniamo tra pochissimo con le pagine della Locride, perché andiamo ad analizzare tutte le notizie all'interno per quanto riguarda il quotidiano del sud per questa parte finale di prima parte di rassegna stampa. Ancora una pagina dedicata alla Locride per poi occuparci approfonditamente di Piana. Ricordiamo che nella Piana di Gioia Tauro, tra l'altro, si vota in diversi comuni, tra cui Cittanova, con la campagna elettorale che è entrata già nel vivo. Manca veramente poco a rinnovare i consigli comunali e continuano anche i dibattiti sul nostro canale con al voto già la prima puntata da record di ascolti con la presenza dei candidati a consigliere comunale qui a Roccella Ionica, condotto dal nostro editore Giuseppe Mazzaferro. Questa sera invece il primo confronto, il primo faccia a faccia tra due candidati a sindaco, Cesare De Leo, sindaco uscente di Monasterace, e Carlo Alberto Murdolo, candidato con la lista civica per quanto riguarda queste amministrative di Monasterace. Poi nei prossimi giorni gli altri dibattiti per quanto riguarda naturalmente il voto amministrativo nel nostro comprensorio con altri confronti. Elezione amministrativa, a proposito, Locride, vedete Ardore, in movimento per Ardore 4.0. Il programma della squadra a sostegno di Teotino, la proposta di un radicale cambiamento nel modo di amministrare la comunità. In questa foto il candidato a sindaco Giovanni Teotino. Ambiente, cultura, opere pubbliche, politiche e sociali. Per par condicio, ogni giorno il quotidiano dedica spazio alle elezioni amministrative presentando le liste e i candidati per quanto riguarda questo rinnovo dei consigli comunali. Oggi tocca alla lista dunque in movimento operatore 4.0 con il candidato a sindaco Giovanni Teotino, che presto avremo anche nei nostri studi nel confronto con Campisi. La quarta rivoluzione industriale per architetti ed esponenti azzurri, la lista, la frangia scissionista della maggioranza, e qui vedete i candidati al consiglio comunale, sono tutti i candidati dunque per quanto riguarda questo voto amministrativo ad Ardore. Siamo già alle notizie della Piana, in gioco per una città migliore il candidato Lino Gangemi presenta le due liste che lo sostengono, l'aspirante sindaco illustra le sue idee e punta il dito contro malaffare e incuria, vedete Lino Gangemi durante il suo intervento. Gioia Tauro ancora, la CGIL aderisce alla manifestazione per una sanità efficiente e funzionale, il sindacato spiega le ragioni del suo sì all'evento. E poi Tauro 9, efficientamento energetico, Ninarello e Scionti fanno il punto dopo un anno e mezzo di progettazione al lavoro per ridurre costi e consumi, vedete Fabio Scionti ed Enrico Ninarello in questa foto. Cinque fronti, le delibere, centro storico e strade periferiche, via agli interventi. Andiamo avanti ancora con le notizie che riporta il quotidiano del sud, attendiamo ancora l'apertura di quelle che sono le pagine della Piana in questa parte finale. A Polistena, una delle città più importanti della Piana di Gioia Tauro, la farmacia che finanzia il sociale, l'attività di cui il comune socio redistribuisce utili dopo 11 anni, la somma iscritta a bilancio dall'ente aiuterà le famiglie più bisognose. Vedete qui la farmacia comunale di Polistena.
Siena. E poi ancora Polistena, affissione elettorale abusive, la denuncia del MeToo, il Movimento 5 Stelle. Delia Nova, musica e testimonianza di fede, autrice di L'amore vincerà, successo di Sor Cristina Scuccia. La compositrice Deborah Vezzani ha raccontato la sua esperienza di vita. Rosarno, percorsi di memoria storica, liceo Piria, il progetto formativo degli studenti del liceo Piria, qui con una foto di gruppo ricordo. E poi Belicucco, altro centro della Piana, ballerine alla conquista di Roma, le giovani atlete della scuola Otto Timens. Ancora, per quanto riguarda la pagina di Vibo Comune, ecco chi deve i soldi al Comune, i gestori di impianti sportivi, debitori, niente concessione a chi non salda, commissario e uffici alla disperata ricerca di fondi per evitare un secondo dissesto. Il dissesto ammonta intanto a 21 milioni. Poi i temi della sanità, contratto in arrivo per i lavoratori del vibonese, Tripodi e organizzazioni sindacali siglano la preintesa. E poi l'incontro, evento ex allievi di Don Bosco. Andiamo ad occuparci ancora di altre notizie, questa volta la pagina dello sport. In questa parte finale di prima parte di rassegna stampa non abbiamo al momento aggiornamenti per quanto riguarda il nostro portale. Ricordiamo che siamo in diretta anche su Facebook, sui social e sul nostro streaming del nostro portale. Chiarimento Gattuso Bakayoko dopo le polemiche dell'ultima sfida del Milan contro il Bologna. È già nel vivo il gioco dei troni per quanto riguarda le panchine bollenti. Antonio Conte, vedete Marco Giampaolo. Conte dice no alla Roma, l'Inter è la soluzione più probabile, Spalletti permettendo. Ci pensa anche il Milan e Giampaolo e Gasperini, altri due nomi top che potrebbero sedere in panchine importanti. Cosenza in 12 sotto contratto, il Cosenza pensa già alla prossima stagione e si attende comunque la riconferma anche di mister Piero Braglia. Dicevamo della Regina, la squadra amaranto si prepara alla sfida a playoff all'Oreste Granillo contro il Monopoli, basta anche un pareggio alla squadra amaranto per andare avanti. Crotone fatto un grande lavoro intanto, e poi Vibonese si torna a casa stasera e rompete le righe, Nevio Orlandi resterà in rossoblu. C'è ancora il punto interrogativo. A proposito di Regina, entusiasmo e fiducia per questa sfida, il presidente dei Pugliesi Amaranto Forti, ma anche loro dovranno temerci. Cevoli prepara la squadra per il Monopoli e intanto lo Storo è preso d'assalto. Vedete qui Bacchile potrebbe giocare dal primo minuto con Dumbia e a fianco molto probabilmente Bellomo. Regina che vuole vincere con il Monopoli, gara importantissima. Locri, per lo spareggio servono cuore e passione. Amaranto a caccia di armonia. Vedete qui l'attaccante Alfredo Trombino, senza dubbio uno dei migliori in questo finale di campionato del Locri, gol pesanti per lui. Palmese, il nostro segreto è stata la grande unità, parla il difensore Brunetti Palmese che adesso pensa già al futuro. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava il quotidiano del Sud. Vediamo se è stata aggiornata l'edizione di Gazzetta del Sud di oggi, ancora era presente l'edizione di ieri, è probabile che ci siano già pronte le pagine di oggi. No, è ancora l'edizione di ieri, non c'è l'aggiornamento per quanto riguarda Gazzetta del Sud, non vediamo notizie dell'ultima ora neppure sul nostro portale, per cui la nostra rassegna stampa si completa qui e ritornerà puntualmente domani. Vi ricordiamo 13.30 il nostro TG News con tutti i fatti della giornata e i nostri servizi. Questa sera in prima serata alle 21.30, da non perdere, il primo confronto dei candidati a sindaco di Monasterace per la puntata al voto per quanto riguarda le elezioni amministrative di fine maggio. Grazie per averci ospitato sul canale 85 e anche in diretta su Facebook per tutto il mondo. A tutti voi una serena e felice giornata, arrivederci.
Ciccio Diano, calzature dal 1951. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Abbiamo incontrato molte persone nella nostra lunga esperienza. Erano industrial, contemporanee, classiche, shabby chic, moderne. Ma tu, di che stile sei? Tu che ami la tua casa e vuoi un arredamento che abbia la tua personalità. È per questo che ti abbiamo chiesto di che stile sei. Arredo Casa, via Cusmano, a Locri. Arredo Casa è anche un'originale idea regalo. Arredo Casa, lo stile che vuoi. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole. Gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Conad Riace, prezzi bassi e fissi bloccati per tutto l'anno su 180 prodotti a marchio Conad. Reparto bio e alimenti senza glutine. Da noi trovi anche pane caldo appena sfornato. Nel reparto gastronomia trovi i migliori prodotti a chilometri zero. Un ampio reparto ortofrutta con ortaggi e frutta fresca locale e di qualità. Tra le offerte del periodo trovi... Se sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. All'esterno, 1800 metri quadri di parcheggio. Conad Riace, via Nazionale 31, Riace Marina. Persone, oltre le cose. Centro Medico Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, contrada Riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. Thank you.
La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano,